Ricordi cosa hai provato durante il tuo primo spettacolo? Cos'hai? Provato. Beh, avevo una tachicardia che dava un certo teatro. No, mi ricordo una grande tensione, Io poi sono molto emotivo e quindi ho avuto un'emozione che non era emozione, era dolore. Cioè mi bruciava il cuore. E quando è finito ti hanno applaudito? Sì, quando è finito è andata bene ed ero molto contento, ero talmente eccitato che mi sono addormentato 2 giorni dopo. C'è un'adrenalina addosso incredibile. Questo non è un po' anche la cifra di quello che fai? Tu sei sempre fortemente appassionato rispetto alle cose, ai progetti che... Ma è bello così. No, è anche bello anche perché ti vedi, non solo per te, cioè non è una cosa preoccupata. Cioè, questo non è un tratto di tutti i tuoi colleghi, non voglio fare dei paragoni, però questa cosa fa anche forse la differenza rispetto a quello che vediamo, no? Non lo so, io non mi elaboro, io sono fatto così e vado avanti, spero di continuare ad avere questa energia, ormai io ho 53 anni, quasi 54, però l'energia di, ancora si dice, ma è così, più o meno, sì. Però inizialmente io amo fare questo lavoro perché ho questo appoggio, questa energia, questo desiderio, io sto già pensando a un nuovo progetto. Anche se mi sono detto adesso mi devo fermare per dei mesi che questi 2 anni è un po' esagerato, tra il libro, le ticche e la Julien, tra il coso, tra quell'altro, però non ce la faccio perché godo moltissimo passeggiando, guardando la gente, io poi questa fortuna sono tendenzialmente molto curioso, quindi non frequento un settore o uno spazio, li frequento tutti perché mi piacciono, perché è bello così. E quindi sto già pensando a un nuovo progetto. Sto pensando a un progetto sulle religioni, un uomo che prega, è un tema difficilissimo, perché rischia anche di essere cambiato. Ed è il migliore dei casi, tra l'altro. Migliore dei casi. E c'è una frase molto interessante, la prima di quello che sarà un progetto che sarà più avanti, che è, per esempio, racchiude tutto quello che dico, corpo, umorismo e, in un certo senso, indirettamente, politica, ma è tutto politica anche. Se sposto questo bicchiere lo sposto politicamente in una maniera diversa dalla tua, però è questa, no? Ve lo faccio, inizia così. Quando contratto di pantaloni sono strettissimi, un fastidio a lui. Una gran voglia di pregare, ma c'ho un problema, non trovo la posizione giusta. Questo pezzo, che sarà l'inizio di un progetto che partirà fra un po' teatrale, è racchiude tutto, è una sintesi meravigliosa, perché tu puoi fare anche solo questo e capisci tutto, no? Il problema del nostro tempo, delle religioni, la grande confusione. Questa sintesi arriva dopo tanto tempo, non arriva una mattina perché ti sei svegliato con grazia, perché arriva dopo tanto tempo. E questo è un po' un riassunto di tutto il mio lavoro, questa frase. E poi ci sono altre cose, adesso non ricordo, ma e questo è bella questa piccola sintesi, è interessante, come un disegno, è come solo un segno di un quadro. Qui non serve un segno, capisci cos'è questo racconto.